Ciao a tutti, sono Alessandro Rivolta, campione di tiro con l'arco olimpico. Oggi affronteremo uno degli argomenti più dibattuti e oggetto di diatribe tra gli arcieri, l'importanza dei materiali nella vita sportiva di un arciere. Dobbiamo iniziare con una dovuta cronistoria dell'evoluzione, dei materiali del tempo, della tecnica di base negli anni e di conseguenza della performance, che abitualmente si traduce in termini di punteggio. Nel 1980 si tirava con archi takedown con flettenti in fibra e riser neppure regolabili. I nostri campioni Ferrari e Spigarelli vissero il passaggio ad archi dove era possibile regolare invece tiller, il centraggio dei flettenti e il passaggio a componenti con lamine in carbonio, quindi più regolabili, stabili e veloci. Naturalmente una componente invece importantissima nell'evoluzione dei materiali che favorì la crescita dei punteggi fu la freccia, inizialmente disponibile solo in alluminio. Aveva quindi un certo peso e a 90 metri, che era la distanza più impegnativa, percorreva quel tragitto tra l'arciere e il bersaglio con tempi e traiettorie che ad oggi sembrano incredibili. Ricordo che per raggiungere il bersaglio di 90 metri si doveva tirare con archi di almeno 40-45 libbre e a volte si ribaltava addirittura il mirino all'indietro o si mirava molto sopra le bandierine segnavento. Poi il grande avvento delle frecce in carbonio. La Bemann commercializzò le frecce che permisero a noi arcieri di fare un grandissimo salto di qualità, se non altro in termini di diminuzione del libraggio degli archi. Con frecce leggere e molto più veloci non era più indispensabile quindi tirare con archi potentissimi. Ricordo come cambiarono drasticamente le possibilità di tiro anche di tutti gli arcieri. Anche chi poteva allenarsi un po' di meno o non possedeva un fisico da big gym finalmente riusciva a raggiungere quel benedetto bersaglio che fino al giorno prima era per parecchie persone una vera e propria tragedia. Anche altre componenti degli archi fecero la propria evoluzione, ma né riser né flettenti o altro riuscirono a ribaltare nel vero senso della parola l'arceria mondiale come avvenne per le frecce in carbonio. Certo, non erano le X10 di oggigiorno, non avevano tolleranze di rettilineità né quasi spine precisi, ma come vi dicevo prima, favorirono il vero e proprio allargamento, specialmente della platea arcieristica, offrendo migliori possibilità anche a chi aveva qualche annetto in più. Certo, a volte penso a quel 1342 di Darrell Pace, fatto con un TD2 non regolabili, con montato una coppia di flettenti neanche troppo dritti e con frecce in alluminio. Ma quei tempi Pace e McKinney lo sapevano tutti che erano veramente dei fuori classe. Avevano davvero doti innate, anche perché la tecnica non aveva raggiunto il livello che oggi conosciamo. Mi piacerebbe mettere in mano uno di quegli archi di allora con una serie di frecce in alluminio e far tirare 36 frecce a 90 metri a parecchi arcieri del giorno d'oggi e vedere cosa succede. A parte tutto, anche la tecnica si è evoluta e con essa i punteggi in termini assoluti. Ho sempre detto che è spesso una componente psicologica che ci limita nella performance personale. È sufficiente spostare il paletto in avanti e tutti lo superano guardando il paletto successivo. Un esempio pratico lo faccio sul sottoscritto con un aneddoto. Fino al giorno prima di quella gara di Rivarolo Canavese, Giancarlo Ferrari deteneva tra i tanti record italiani quello del FITA, che era di 1315. Era sicuramente insieme al doppio FITA che rappresentava la gara olimpica, il risultato più prestigioso e per tutti gli italiani un punteggio quasi irraggiungibile. A Rivarolo, tra quella serie di record alle varie distanze, cadde il record italiano del FITA e del doppio FITA, grazie al sottoscritto che superai di una quantità di punti oltre la norma. Come sappiamo i record si superano di 1-2 punti, ebbene, quel giorno superai di 21 punti il singolo FITA e di una marea di punti il doppio FITA. Vi garantisco che in breve tempo quasi tutti i nostri arcieri azzurri ottenevano in gara punteggi che andavano ben oltre quel 1315 di Giancarlo, che erano rimasti fino ad allora immacolati per più di 7 anni. Questa è la prova che i limiti ce li poniamo spesso noi, guardando troppo poco avanti e non oltre. Ritornando ai materiali, così frecce e tecnica permisero di arrivare molto vicini a quei 1400 punti che, scherzando tra amici, citavamo come un traguardo inarrivabile. Così in pochissimi anni anche i 1400 vennero infranti, prima da una donna, la Park, e poi da un uomo sempre coreano, non mi ricordo il nome. Ma senza contemplare i nostri top shooters che stanno un po' su un altro pianeta, quanto contano per noi arcieri terreni materiali?
Per un arciere che ha iniziato da poco, sono così tanto importanti per migliorare la propria performance o sono semplicemente un inutile spreco di denaro? Ebbene, la risposta sta come sempre nel concetto di relatività. Vi rispondo citando 5 punti fondamentali. 1. Il materiale non può mai essere di valore inferiore al valore dell'arciere. Non possiamo pensare che a volte un nostro errore può essere causato da un materiale non all'altezza del nostro livello tecnico. Dobbiamo sempre essere sicuri che l'errore grosso o piccolo è causato da noi, dall'arciere e non dal materiale. 2. Il nostro è uno sport di precisione, ma anche di concentrazione, dove la parte psicologica, mentale e motivazionale rivestono un'importanza essenziale nella performance. Così, oltre alle sicurezze di avere il materiale sempre in ordine e all'altezza degli obiettivi che ci poniamo, la positività necessaria per la prestazione arriva anche dal piacere di possedere l'attrezzatura che ha permesso i risultati del nostro campione di riferimento. Spesso, dopo l'acquisto del nuovo arco, vedo uscire dal negozio le persone con incrementi di motivazione che permettono loro di fare spesso il salto di qualità. Lo so, questo è un discorso prettamente psicologico, ma come dicevo prima, a volte la carica emotiva fa fare salti da gigante. Sempre durante l'acquisto nel mio negozio mi capita che le persone invece si impongano di budget un po' troppo bassi e spesso l'acquisto dei materiali non rispecchi le benché minime caratteristiche di durata e di funzionalità. La frase ricorrente è: ma tanto per come tiro io tutto questo ne cresce. Ragazzi, devo ancora conoscere un arciere che abbia raggiunto nella vita un risultato anche solo decente, che abbia espresso durante l'acquisto del materiale una frase simile. È assurdo pensare che uno sportivo con una così bassa dose di autostima possa pensare di gareggiare anche solo verso se stesso. Lo sport è fatto di agonismo, di crescita, di ambizioni e in tutto ciò ricopre ruolo essenziale l'autostima che abbiamo di noi stessi. 4. Come per i computer, anche con l'arco esistono i famosi colli di bottiglia. Un arco da 1000 e una notte non può essere utilizzato con frecce da 4 euro. Il risultato sarà simile all'uso di un arco di corso base. Ricordiamo per esempio che il bottone corregge a ogni tiro l'uscita della freccia e una microscopica differenza nel funzionamento crea una differenza nella rosata. Stessa cosa per un rest ballerino, così anche per cocche imprecise o frecce da corso base, che non raggrupperanno mai visto che le tolleranze costruttive sono troppo alte. Anche in questo caso quello che dico è tutto ampiamente dimostrabile, come dimostrabile che il potenziale di parecchi arcieri sia limitato da materiale troppo scarso e instabile nel tempo. 5. Lascio per ultima l'essenza delle vostre richieste che conosco benissimo e traduco in: ma in che percentuale contano l'arco, le frecce, i materiali vari e l'arciere nel raggiungimento di un risultato? E qui la mia risposta è onesta, anche se per qualcuno potrebbe non soddisfare. Ogni tipo di materiale e relativa messa a punto possono apportare un plus oggettivo sul risultato che è relativo al livello tecnico dell'arciere e al risultato che vuole ottenere. Traduco: se tiro alle sagome con un arco lombò, alla distanza di 5 metri, posso usare tutto il materiale che voglio, con frecce pesate, spinate e via, che l'arciere farà il 99% e il materiale l'1% sì e no. A 5 metri una rosata di 3, 4, 5 centimetri corrisponde a una rosata a 70 metri di metri o giù di lì. 2. Non si possono comprare frecce che vanno da sole nel 10, ma si può fare in modo di tirare delle frecce che vadano dove le tiriamo e magari ci perdonino anche parte dell'errore che commettiamo. Sapete benissimo che una buona freccia dello spine corretto favorisce il restringimento della rosata a qualsiasi distanza, anche nel caso di un tiro imperfetto. Il materiale di qualità, oltre a durare nel tempo, spesso ci permette anche piccole distrazioni. 3. Mi piace il discorso di quando il nostro Michele Nazionale partecipò a una gara con l'arco scuola e realizzò un punteggio molto alto per il materiale che utilizzava. Ragazzi, il nostro Michele tira con il massimo dei materiali, utilizzando frecce stratosferiche e accessori ipergalattici. Benché lo abbia sempre reputato un grandissimo arciere, assolutamente, con quel punteggio ottenuto con materiali di bassa qualità,
non avrebbe mai preso parte ad una qualsiasi trasferta, anche solo fuori regione. I nostri arcieri di alto livello utilizzano sempre materiali di altissima qualità, benché spesso le loro performance del momento potrebbero anche accettare materiali di qualità inferiore. Non ho mai visto un arciere di buon livello usare materiali mediocri. È come gareggiare in bicicletta con una bici del supermercato. Puoi essere bravo fin quando vuoi, ma non arriverai mai in testa alla classifica, neppure se hai la stoffa del campione. 4. Per finire, cito sempre il solito concetto di relatività. Utilizzando materiale mediocre, il nostro Michele ottiene punteggi di 30 punti sotto quelli che realizza con materiali di qualità. Ma quei 30 punti gli servono per arrivare primo a un campionato del mondo invece di arrivare ultimo. Così è per un arciere novizio che con quel materiale troppo scarso perde un tot di punti che gli rallenta la crescita e gli fa guardare dal basso i compagni che salgono sul podio. Ragazzi, è tutto proporzionato, ma non è onesto dire che il materiale non conta più di tanto nel risultato. Conta molto più di quanto se ne parli, anche per la carica emotiva e motivazionale, che in fondo sono gli stimoli basilari per la crescita di ogni sportivo. Tutti gli uomini di successo si sono costruiti su fondamentali di qualità e di prestigio. Bene, anche questo video volge al termine. Spero sia stato utile e interessante. Vi ricordo che ho creato per voi la pagina Facebook The Way to Win, dove possiamo incontrarci per domande e discussioni. Ricordo inoltre che funziona la mail helpme@thewaytowin.org, dove potete scrivermi per le vostre necessità. Il prossimo video lo dedicherò a come affrontare la competizione. Conosco l'importanza dell'argomento e state sicuri che dedicherò il giusto peso. Ora vi lascio sempre con la speranza che possa la mia esperienza, anche attraverso questo mio canale YouTube, aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi più prestigiosi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al mio canale per non perdere i contenuti e tutte le novità. Ciao ragazzi, al prossimo video!